Mister, un bel pomeriggio, una bella occasione per fare una buona sgambata, no? Sì, sono molto felice perché abbiamo tenuto bene soprattutto il primo tempo. Stavamo finito a 2-1, quindi il primo tempo, con una squadra comunque di Lega Pro, abbiamo fatto anche un modulo nuovo, quindi va bene così. Comunque ci sono delle indicazioni importanti, per esempio abbiamo visto Di Santo in grande forma, abbiamo visto comunque anche dei giovani che si sono battuti in mezzo al campo con grande determinazione. Insomma, ti lascia presagire che questo finale di campionato sarà comunque all'insegna della concentrazione, no? Deve esserlo, la sosta, l'ho detto, è stato un po' un problema per noi, però dobbiamo recuperare energie, comunque anche questi test servono per migliorare la nostra situazione atletica e soprattutto quella mentale. Inizia adesso l'ultima settimana, che forse è la settimana più importante dell'anno. Adesso sono due, però. La partita, praticamente, sì, 11 giorni. La partita di Caltagirone, sì, è quella che inizia da lunedì a prepararsi, no? Come pensi che i tuoi ragazzi possano reagire ai tuoi stimoli, alle tue indicazioni? Hanno reagito fino all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno eravamo in preparazione, ancora facevamo soltanto amichevoli, quindi noi sappiamo che l'obiettivo dove dobbiamo centrare è quello di vincere il campionato. A questo punto non ci possiamo nascondere, non ci nascondevamo prima di Ragusa, figuriamoci adesso. Però ancora ci sono 180 minuti da giocare e sicuramente nessuno ci regalerà niente.